Buonasera, sono Paolo Lami, sono il proprietario insieme al mio socio Fabio Langella, detto Naso, io ho detto il Mancino, il proprietario di questo ristorante appunto da 6 anni. Come sta andando come affluenza? Sinceramente meno dell'altro anno. Meno? Meno dell'altro anno, sì. E cosa proponete di menù? Senti, quest'anno? Il nostro ristorante prevalentemente è un ristorante di pesce, e, diciamo di buon livello, di medio-alto livello. Naturalmente per la festa dobbiamo abbassare i prezzi e anche il discorso della materia prima, e per un discorso proprio di poter fare un menù adatto a tutte le persone che vengono a Fiat Venezia. Ricordiamo il nome del locale? Naso Mancini. Nome? Laura. Cognome? Teodori. Titolari del locale? Cioccolateria Che Dai Copi. E quest'anno a Fiat Venezia come vi siete approcciati? Come tutti gli anni, molto soft. Quanti anni è che siete qui al lavoro? Questo è il 7º. Quindi è una grande esperienza. Abbastanza. Cosa offrite ai clienti? Qual è il menù? Quest'anno l'abbiamo impostato con l'aperitivo, una pericena a 5 euro, quindi un buffet, una bevuta a 5 euro e mangiano quanto pare, quanto vogliono. I clienti sono numerosi? Non ci lamentiamo. Allora, siamo qui con Stefano Pellegrini del piccolo birrificio clandestino. E cosa proponete a questo stand per Effetto Venezia? Siamo qua, facciamo conoscere la nostra birra perché siamo gli unici produttori di birra artigianale su Livorno. Abbiamo vinto un premio recentemente a Rimini di Union Birrai. La Santa Giulia è stata scelta come prima birra dell'anno 2011. La seconda cosa, ma forse la più importante, è quella che facciamo. Siamo qua per dare un aiuto all'associazione Sport Livorno Insieme, Sport Insieme Livorno, scusami, che sono dei ragazzi che hanno difficoltà motorie e hanno acquistato una barca, la devono adibire per le loro esigenze, quindi siamo qua anche per dare una mano a loro e per vedere di fare un po' di contribuzione. Come sta andando con l'affluenza dei clienti? Abbastanza bene, sì. Non c'è una ressa enorme, però vedo che le persone si fermano, vengono, sono contente, poi qua fanno gli spettacoli, quindi comunque diciamo un pochino di movimento c'è, e quello secondo me è la cosa più importante. Positiva, diciamo, dai, da tutti i punti di vista.